detto di o prendiamo un appuntamento. Allora le spiego, noi stiamo andando al procuratore generale per andare a fare l'avocazione di tutte le pratiche che sta gestendo lui. Quindi prima che andiamo sopra dal procuratore generale, chiediamo spiegazioni a lui. Ma non chiedo appuntamento per dopo, perché io tra 2 secondi mi trovo dal procuratore generale. Quindi o mi riceve subito o vado dal procuratore. Dico, o mi riceve subito o vado. E spiego. Può riferire che se mi riceve subito è un conto. No, non c'è nessuno. Allora, buongiorno. Buongiorno, se lei vuole andare al procuratore generale vada al procuratore generale, in questo momento dobbiamo lavorare e lei non è che viene qui e impone quando e dove. Allora, lei si può accomodare, dopodiché noi se vuole prendere un appuntamento, ma che lei venga e pretenda un appuntamento col procuratore senza essersi annunciato. Io pretendo che allora, mi sia presata la legge. Lei allora intanto si accomodi fuori. Poi il procuratore generale è a quel punto. E sono andato al procuratore generale. Buongiorno. E dopo tutto vado pure a Catania. Una buona giornata. Ti vado a vedere la pratica della KSM. Il procuratore Pai. Non grido. Non grido niente. Ci devo solo andare a vedere la pratica della KSM. Visto che Rosario Basile diventa anonimo. Rosario Basile della KSM è anonimo. Grazie. Per il suo piano di qua. La procura, giusto? Per la procura del generale. In mezzo ci trovo. Non so. Le scale, perfetto. Tanto di qua a Catania andiamo. Puoi stare certo che oggi andiamo a Catania. Da qua. Grazie. Procura fare pace. No. Buongiorno, stanza del procuratore generale. Dovrei parlare con il procuratore generale. No. È una cosa urgente e abbiamo bisogno di parlare con il procuratore generale. Allora, si accomodi. Che sono denunce per mafia che per l'ennesima volta vengono sabotate. Quindi prima che vada a Catania per denunciare la procura Caltanissetta è giusto parlare con il procuratore. Il signor Carbone Francesco, presidente dell'associazione Quello del Popolo e avvocato Virginia Giacolo. Grazie. Vieni. Salve. Lei è dottoressa Maria? Io sono Rossana Minsen, siamo lo staff, diciamo così, della grazie. Senza appuntamenti e poi comunque non è che diceva. No, le spiego. Quindi siamo noi con cosa sono qui. Perfetto. Sì. Mi dica tutto. Le spiego, noi siamo una situazione di aiutarvi. Che denunciamo reati per mafia. Ah, quindi. Ed è da 15 di settembre. In prima persona, in qualità di associazione, lui è il presidente, assumendosi le responsabilità civili e penali, denuncia. Perfetto, tra cui mafia abbiamo denunciato anche funzionari all'interno dell'associazione, tra cui carabinieri, funzionari e tante avete persone. Avete fatto esposto qua da noi? Uno. Ne abbiamo detto una marea. Tanti. Ma la cosa bella in procura? Sì, assolutamente. Ma la cosa bella è la prima volta che la. Perfetto, allora, devo dire e siamo qua perché abbiamo denunciato più volte la procura di Termine Merese. In quanto un procuratore sicuramente la conoscerà Giletti mezzo chiuso. Un procuratore la 7 mezzo chiuso. Lasciamo perdere, non lo so. Un procuratore di Termine Merese, Anna Domenica Gallucci,
che noi abbiamo allegato anche la documentazione e le denunce, ha favorito un'associazione delinquente di tipo mafiosa, finalizzata mafia dei pascoli e truffa e danni dello Stato per quanto riguarda i finanziamenti antimafia. Abbiamo sentito su Giletti sta cosa. Perfetto, noi siamo l'associazione che ha denunciato Giletti e tutto. Quale povera? Povera, non so. Mafiose. Sì. Mafiose, l'abbiamo denunciato noi per mafia. Ma io non amo molto Giletti perché perfetto. Questo modo di no, fare... La cosa assurda è che abbiamo denunciato gli apparti delle poste, abbiamo denunciato l'apparte della KSM con Rosario Basile, abbiamo denunciato diffamazione, denunce, querela. Lo sa. No, le spiego. Quindi noi avete fatto per capire, sto cercando di capire. Noi siamo qua, le spiego, le spiego perché siamo qua. Sì. Perché io vengo ora da giù, dal procuratore capo e procuratore Paggi, perché le denunce della KSM, dove io stesso le ho indicato tempo addietro quando ho presentato la prima denuncia, per quanto riguarda Lumia, visto che state indagando per Lumia, qualsiasi cosa volete sapere su Lumia, sono a disposizione per dirvi tutto quello che so. L'avete su Lumia, detto giù questo? Sì, detto e anche registrato. Il procuratore Paggi, dopo che ha consegnato le denunce contro Basile della KSM, dove dentro c'è Toto Coffaro, andando a denunciare diversi giudici del lavoro coinvolti per quanto riguarda la truffa all'erario dello Stato. Io, cioè, no, le spiego, ci arrivo al dunque. Arriva al dunque. Il dunque, sa qual è? Semplice. Che se io faccio una denuncia dettagliata, con tanto di nome e cognome, sì, contro Tizio Caio Sempronio, è normale che tutte le nostre denunce sono tutte contro ignoti a modello 44 e tutte le denunce fatte dall'Anna Domenica Gallucci contro di me siano tutte a modello 21? Questo purtroppo, allora, fate una cosa, ho capito il problema. Ecco. Noi, perché al procuratore saprete, il procuratore generale, benché questa parola generale, chissà che non siamo abbastanza esperti, conoscete le dinamiche processuali. No, noi chiediamo al procuratore generale la vocazione di tutte le pratiche, perché allora, il procuratore Paggi che era giù e il procuratore qua per proporre una richiesta di avvocazione. Assolutamente, allora vi sì, nella sezione, scusate se vi ho fatto e dovrete probabilmente ripetere alla mia collega, perché questa è la segreteria amministrativa. Perfetto. Perché noi, oltre a fare la richiesta di avvocazione, noi ora stesso andiamo a Catania. Penale. Perfetto. Che riceve appunto le richieste di evocazione eventualmente. No, mi volevo cortesemente chiedere l'indirizzo, no, ma anche semplicemente no, perché la cosa, l'indirizzo, perché preferisco un'altra cosa strana. Studio, poi un'altra cosa strana. Dato che non sono di qui, io sono di Salerno, ve l'avremo fare parlare con la fine. Sì. No, perché le spiego una evito di dimenticare qualcosa, visto che è una competenza sua. No? Perfetto. Posso parlare che non sopporto io, per me quando arriva il consumatore nel caso in cui si tratta di noi, i consumatori sono utenti, sì, esattamente, e si dice: ah, non è competenza mia, è una cosa che non sopporto perché mi trovo spesso e volentieri dall'altra parte, grazie, scrivere le odio io così grandi perché non mi, però ecco, chiaramente dobbiamo sentire le procedure, le cose, quindi cerchiamo di essere chiari e di venirvi per incontro, tant'è che vi accompagno io. Okay. Grazie mille. Tanto deve informare anche il procuratore che noi stiamo andando pure a Catania per il procuratore Paggi e il procuratore capo. Già glielo ho detto in faccia, è quello che dico, faccio. Ma noi ci spiace, a noi questa cosa ci dispiace. Sì, non è inammissibile, perché te mafiosi continuano a delinquere e commettere il reato di mafia e loro mettono a modello 44 con Gignoli. E gli permettono per agire. Noi entriamo, capisci bene che lo siamo noti. Sì, assolutamente. Purtroppo non la perfetto, posso ascoltarla e dispiacermi veramente tanto, perché tra noi lavoriamo in questa organizzazione, io sono una che ci crede, che fanno arrivare i nostri figli. Allora su questi vengono sull'attenti che io ho 30 anni se sento la lingua nazionale. Non è facile, prego. Per questo le dico, ci dispiace, però non tanto, per tanti versi. Ci dispiace. Sento la mia collega, la dottoressa Lopurto, non c'è, ci sono, no? Sono veniamo da della segreteria dal procuratore capo e procuratore allora, Paggi. In sintesi ti dico, riformulare una richiesta di avvocazione sui procedimenti su cui hanno chiesto l'accesso e hanno avuto le informazioni, e quindi c'è anche questo, non so se era un'esposta, no, ma la cosa strana, sa cos'è? Che noi abbiamo chiesto via Pecche più volte il riscontro del 335, è una cosa anomala,
dall'ufficio 35 ci dicono che la risposta che noi abbiamo ricevuto sicuramente non è partita da loro, perché loro non hanno alcuna risposta, dove ci viene detto che noi non possiamo avere il 35 perché l'avvocato è a Salerno e che dovevamo venire a prendere qua, mentre l'avvocato è scesa da Salerno, siamo venuti qua. E stranamente che cosa succede? Che tutte le nostre denunce dettagliate per mafia, dove andiamo a denunciare le appalti di Poste Italiane, andiamo a denunciare Rosario Basile, KSM, andiamo a denunciare tutto il sistema delle sorelle Napoli e tutta la mafia dei Pascoli che sta proteggendo le mafiose sorelle Napoli, che succede? Che la dottoressa Anna Domenica Gallucci della procura di Termini Imerese, che noi abbiamo denunciato 3 volte per aver favorito la mafia, mi denuncia per diffamazione. E la cosa strana, sa cos'è? La cosa strana è che le denunce dell'Anna Domenica Gallucci contro di me sono tutte a modello 21. Tutte le mie denunce per mafia sono tutte a modello 44. E domenica, giusto giusto, c'è la trasmissione di Giletti tranquillamente, a mezzo uso, a sfidare la mafia insieme a 3 figlie del capo mafia Salvatore Napoli. No, noi chiediamo la richiesta d'avocazione dove tutte, tutte le denunce giù, perché il procuratore capo e il procuratore Paci, al quale abbiamo consegnato personalmente le denunce per mafia, ci ha detto deve fissare appuntamento. Io ce l'ho avvisato, che vengo qua. Noi e facciamo l'istanza e allora andiamo a Catania. Sarà lavorata come tutte le altre, questo le possiamo garantire. Sì. Tranquillissimo, che noi provvederemo. Il numero di RG. No, speriamo. No, noi siamo venuti da giù perché il procuratore capo, Paci, non ci ha voluto dare alcuna spiegazione. Voleva queste indicazioni, perfetto, la scriviamo più tardi. No, buona fatalità, ci abbiamo la saluto, buon rientro, tanto ora a Catania vado, puoi stare tranquilla che vado a Catania. Sempre firmata anche perché l'avvocato è da Salerno, perché esattamente deve avere il firma con firma di firma digitale, infatti il modello PES che c'è praticamente sopra. Comunque recapiti i telefonici, Sabrina, dai, se volete anche i miei ve li favorisco pure, passare a ok. Il procuratore Paci dovrà dare belle spiegazioni. La cosa è che quando veniva a parlargli lui aveva già capito tutto, poi si va a vedere e non. Cioè, ti ho detto, finanche, per quanto riguarda Beppe Lumia, tutto quello che vuoi sapere, ci mettiamo a tavolino e te lo spiego. Ma è comunque. Io ho dato anche il numero di telefono del perfetto, la ringrazio, gentilissima. Parliamo di Beppe Lumia, che è un suo indagato. Subito, mi domani. Si deposita la decisione. Attenzione, uscita.